questo iris che ha una forma molto grande, oserei dire quasi esagerata, e lo scegliamo come madre perché ha una buona impostazione e ha una, comunque eredita una buona forma nei fiori e anche della pianta in sé. Queste si chiamano ali, questi sono i vessilli. Come potete vedere sono tre unità che sono sovrapposte una sull'altra. All'interno dei vessilli noi apriamo e troviamo questi prolungamenti qua, queste creste, che sono i prolungamenti degli stimmi, quindi la parte femminile. Al di sotto c'è quella antera, vedete che ha il polline bianco, che è la parte maschile, questa qua sotto. Da non confondersi con questa, che non ha niente a che vedere con la... Non ha nessuna funzione di tipo riproduttivo, ma è come una specie di strada, di segna di strada per gli insetti, come la discesa per gli aeroplani, no? È come una corsia. Quindi a noi interessa mettere il polline sotto questa linguetta qua. Vedete che c'è questa piccola, questa specie di brattea, questa specie di come se fosse un labbro. Qui sopra noi mettiamo il polline. Allora scegliamo, abbiamo scelto un iris, noi prendiamo il polline da delle antere che abbiamo staccato da un altro fiore. Adesso qui ce ne sono poche, vediamo. Ok, andiamo a mettere il polline qui sotto. Lo ripetiamo su tutti e tre gli organi. E poi possiamo mettere un segno che mi indica che questo fiore è stato incrociato. Chiaramente sono fiori molto, molto pieni d'acqua e molto leggeri, che sembrano quasi una carta velina. E sono molto vulnerabili alla pioggia e all'umidità. L'operazione andrebbe fatta in momenti del giorno in cui non è né molto vento e non c'è pioggia, perché la pioggia rischia di diluire il polline che noi andiamo a mettere nel fiore e quindi di perdere il nostro risultato. Per andare bene andrebbero staccate anche le ali per evitare che insetti possano andare a prendere il nettare. E quindi per evitare che ci possano inquinare l'incrocio. Alla base del nostro fiore, nel peduncolo, io metto un segnetto che può essere uno spago, un cartellino, un qualcosa, e poi nel quaderno riporto l'incrocio con il tipo di cartellino o di segno che ho messo, così mi ricorderò quando vado a raccogliere i semi a fine estate. Ci vogliono circa 4-5 mesi perché si for 4 mesi circa perché si formi una capsula contenente i semi. E quindi noi con il nostro segno possiamo risalire alla data, al giorno e al tipo di incrocio che abbiamo fatto.